E quindi ormai la famosa storia di Coubertin, che il dilettantismo è superata, perché chi fa un'attività sportiva ad alto livello come le Olimpiadi, queste sono tutti atleti che ormai sono professionisti, non mi vengono a dire anche nelle squadre straniere. Germania che si avvicina al giro di boa e Germania che dovrebbe sicuramente migliorare il tempo della Francia. È così, infatti, e lo fa per 31 secondi. E considerando il momento in cui viene presa l'immagine, il momento in cui poi viene rilevato il tempo, dovremmo avere un aumento notevole del vantaggio della squadra italiana. Ecco che si ferma finalmente il tempo, 54 secondi, 54 secondi, e forse vi è giunto anche l'applauso del pubblico. Uno se la gestisce con più calma e più tranquillità, quindi credo che il vantaggio che hanno accumulato sia molto importante. Il quinto e il sesto posto. Vediamo la Germania che migliora il tempo della Francia nettamente di 38. Era nel rettilineo dell'arrivo, ma era ancora abbastanza lontano. C'è stato uno scarto, un malinteso nel momento del cambio. Ecco, comunque 57-25, 1 minuto e 24, un miglioramento di mezzo minuto. E quindi vediamo la posizione della Francia. Ecco il punto in cui si torna indietro per l'ultima volta, 1:31:23, quindi Francia miglior tempo, anche probabilmente vi sarà anche arrivato il suono, gli effetti sonori appunto del pubblico di Punta Raisi, chiamiamolo così, di Punta Raisi. Siamo proprio nella zona appunto in cui si torna indietro dell'autostrada, si sono collocati lì alcuni spettatori, alcuni tifosi, qualcuno appositamente, qualcuno magari occasionale che sta andando all'aeroporto. Ecco, ecco la Germania miglior tempo, ed ecco, attenzione all'Italia, miglior tempo della Germania 1:31:17, ma c'è da dire che la Germania ora ha solo 6 secondi sulla Francia, mentre l'Italia ha ancora aumentato, l'ha dilatato il suo vantaggio, 2 minuti e 26, strepitoso. 1 minuto 28 e 50. Già da questa prima edizione abbiamo degli iscritti che sono sicuramente dei grossi nomi. Ed ecco, Presidente, che arriva il sorpasso vero. Prima era stato annunciato, eccolo in diretta, il sorpasso vero. L'Italia mette la freccia e supera la Germania. L'Italia in questo momento ha più di 3 minuti di vantaggio nei confronti della Germania. Mancano, Vittorio, pochissimi chilometri, no? Sì, ormai mancano pochi chilometri. Attenzione alla Francia, ecco il momento per le medaglie, primo posto per la Francia, 2 ore 0 minuti 42 secondi, quindi la Francia, la Germania è subito dietro, l'Italia è prima, finiranno sotto le 2 ore, così come è ormai facilmente prevedibile. E a questo punto sì, mi sembra che anche considerando i 3 minuti che ha la Germania, la Francia arriva seconda. La Francia a questo punto è sicuramente seconda. Ecco che arriva l'Italia con la Germania a ruota. L'Italia finisce intorno a 1:58, quindi con i 3 minuti va a 2-1 la Germania e la Francia è seconda. Ecco l'Italia che può arrivare addirittura a salutare il pubblico che è all'esterno del velodromo. Poi ecco i festeggiamenti anche all'interno del velodromo Paolo Borsellino, ecco il pubblico che sta entrando, arrivano insieme italiani e tedeschi, e quel grido di Italia Italia che il pubblico aveva dovuto rinviare di sera in sera finalmente può essere liberato.